Uomini e donne, retroscena, la prossima è il meglio delle scelte passate. Il futuro di uomini e donne è tutt'altro che chiaro. Negli ultimi giorni, infatti, in rete si è parlato di una possibile chiusura anticipata del dating show, sarebbe prevista per venerdì 12 maggio. Infatti, la messa in onda della puntata conclusiva dell'edizione 2022-2023. Anche se l'autrice Raffaella ha chiarito che il programma terminerà alla fine del mese. Il blogger Pugnaloni fa sapere che a partire da lunedì prossimo il pubblico potrebbe assistere al meglio di E non ad appuntamenti inediti. Nel giorno in cui Nicola ha fatto la sua scelta tra Carlo e Andrea, i fan di Uomini e Donne si stanno chiedendo cosa ne sarà del dating show dopo la messa in onda delle puntate che sono state registrate l'8 e il 9 maggio. Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere alla curiosità di una spettatrice che su Instagram le ha chiesto se erano fondate le voci sulla chiusura anticipata del programma di circa 2 settimane rispetto al previsto. No, si chiude alla fine del mese, e questo è il commento che l'autrice del format ha scritto sui social network poco più di 24 ore fa. Al termine delle riprese odierne, però, è tornata in auge una voce poco rassicurante sul futuro della trasmissione e su quello che sarà proposto al pubblico a partire da lunedì prossimo. Dopo aver dato tutte le anticipazioni della puntata che è stata registrata nel primo pomeriggio del 9 maggio, il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per informare fan e curiosi su alcune insistenti voci che stanno circolando sul futuro di Uomini e Donne. Indiscrezioni varie dicono che la prossima settimana andrà in onda il meglio delle scelte passate. E questo è il messaggio col quale Lorenzo ha aggiornato il pubblico su quello che potrebbe essere trasmesso su Canale 5 da lunedì 15. Già il giornalista Davide Maggio aveva riportato un retroscena simile, qualche giorno fa. Infatti, in rete si è sparsa la voce su un best-of che avrebbe occupato lo spazio solitamente dedicato alle nuove puntate del programma di Maria De Filippi. Quelle che si sono svolte nelle ultime ore, dunque, dovrebbero essere state le riprese con le quali Wedi chiuderà la stagione e darà appuntamento a settembre con nuove storie da raccontare. I fan sono propensi a credere a questo rumor perché tra ieri e oggi sia Nicole che Luca hanno fatto la loro scelta, qualora ci fossero state altre registrazioni in calendario. È molto probabile che almeno uno dei tronisti avrebbe aspettato ancora prima di prendere la sua decisione di fine percorso. Fino a venerdì 12 maggio, dunque, il pubblico assisterà alle puntate che Maria ha condotto nelle ultime 24 ore, da lunedì 15. Invece, a partire dalle ore 14:45 dovrebbero essere riproposte le scelte più belle ed emozionanti delle scorse edizioni. In questo elenco figurano sicuramente molte coppie che si sono formate all'interno degli studi Helios in questi anni. Sia quelle che sono ancora unite che quelle che si sono separate dopo un periodo di frequentazione lontano dai riflettori. Lorenzo e Claudia che sono diventati genitori da qualche mese, Teresa e Andrea che presto diventeranno marito e moglie. Gli ex Niloufar e Giordano Angela e Alessio Campoli, e i più recenti Federico e Carola Lavigna e Alessio Corvino, sono tantissimi i protagonisti del trono classico che negli anni hanno commosso i fan e che presto potrebbero tornare sul piccolo schermo anche se solo in replica.